What was there before the Big Bang? Well, you see, there was no before, because before the Big Bang, time did not exist. Time is a result of the expansion of the universe itself. But what will happen when the universe has finished expanding and the movement is reversed? What will be the nature of time? If string theory is correct, the universe possesses 9 spatial dimensions and 1 temporal dimension. Now, we can imagine that in the beginning, all the dimensions were twisted together. And during the Big Bang, 3 spatial dimensions, the ones that we know as height, width, and depth, and 1 temporal dimension, what we know as time, were deployed. The other 6 remained minuscule, wound up together. Now, if we live in a universe of wound dimensions, how do we distinguish between illusion and reality? Time, as we know it, is a dimension we experience only in one direction. But what if one of the additional dimensions wasn't spatial? If you mix the mashed potatoes and the sauce, you can't separate them later. It's forever. The smoke comes out of Daddy's cigarette, but it never goes back in. It cannot go back. That's why it's hard to choose. You have to make the right choice. As long as you don't choose, everything remains possible. Hello, Nemo. Hello, Anna. Hi, Nemo. Hello, Elise. Hello, Nemo. Hello, June. For as much as Anna and Nemo have consented together in holy wedlock and have witnessed the Savior for God and His company, for as much as Elise and Nemo have consented together in holy wedlock, Jean and Nemo have joined themselves to each other. I pronounce them making husband and wife together. Those whom God has joined together, let no one put asunder. Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Quello che appena avete visto è una scena tratta dallo straordinario film del 2009, scritto e diretto da Jacob van Dormael, regista belga che appunto ha scritto e diretto questo film che si chiama Mr. Nobody, film che io ho voluto scegliere oggi per voi per parlare di che cos'è per Søren Kierkegaard la scelta, che cos'è quindi per Søren Kierkegaard la libertà, che cos'è quindi per Søren Kierkegaard il concetto di angoscia e disperazione, che sono conseguenza di questa impossibilità nell'esistenza di scegliere, che quindi la scelta è qualcosa di paralizzante per Søren Kierkegaard. Mr. Nobody è un film interpretato da un grandissimo Jared Leto, lo stesso attore che abbiamo visto in Requiem for a Dream, un uomo di 118 anni che è l'ultimo essere mortale sulla Terra dopo che la razza umana ha raggiunto l'immortalità. E allora il film che cosa racconta? Racconta la storia di quest'uomo di 118 anni che racconta a un altro uomo e a un giornalista i suoi ricordi, la sua esistenza. Sono ricordi sbiaditi che rappresentano un po' le sue principali storie d'amore, ma anche il divorzio dei suoi genitori e le successive difficoltà incontrate in 3 momenti della sua vita, all'età di 9, di 15 e di 34 anni. È interessante questo film perché l'aspetto confusionario, diciamo, della storia è data dalla presenza, diciamo, di più linee narrative, cioè queste linee narrative si intrecciano, queste 3 esistenze possibili di Nemo si intrecciano e ognuna di queste linee narrative, ognuna di queste esistenze, e
questo straordinario del cinema, la possibilità appunto di fare, di mescolare, incrociare diverse possibilità di esistenza, infinite possibilità di esistenza. A me ricorda molto il Joyce di Ulisse, questo film, questo viaggio che Daedalus e Mr. Bloom compiono, no? Attraverso infinite linee di narrazioni, e ognuna di queste linee narrative racconta un percorso alternativo, un po' come l'Odissea del grande Omero. Diciamo che lo sceneggiatore occulto di questo film non solo è Kierkegaard, non solo è Blaise Pascal, ma potremmo dire anche Omero quando scrive l'Odissea, cioè un racconto a più capitoli, un racconto che ci fa vedere diversi punti di vista, Telemaco ma anche Odisseo, che ci raccontano diverse esperienze, diversi episodi incontrati in questo lungo viaggio durato 20 anni dopo la guerra di Troia. Ecco, è lo stesso format, la stessa sceneggiatura usata in Mr. Nobody è la sceneggiatura che usa anche Omero per la prima volta nell'Odissea. È la stessa sceneggiatura che utilizza anche il grande Joyce nell'Ulisse, capolavoro della letteratura del Novecento. Quindi Mr. Nobody racconta attraverso queste tre diverse esistenze possibili, ognuna quindi con un finale, ognuna con un processo alternativo, l'esistenza di Mr. Nobody. Quindi un'esistenza che è interpretata in diversi mondi possibili per raccontare la storia di un singolo che è quella di Nemo. E perché allora io vi ho scelto questa scena per raccontare che cos'è la possibilità, che cos'è la scelta per Kierkegaard? Perché Kierkegaard ci dice che l'esistenza umana è divenire, l'esistenza umana è possibilità infinita, l'esistenza umana, la vita dell'uomo è una scelta tra le possibili infinite scelte, è una scelta tra le possibili infinite esistenze, e proprio perché noi non sappiamo scegliere, ok, dice Kierkegaard, infatti siccome le possibilità sono infinite, noi ci paralizziamo. Ecco Nobody, Mr. Nobody, che di fronte al panino al cioccolato e alla merendina alla frutta non sa scegliere tra una e l'altra, e non sceglie, è nello stadio estetico, no? Potremmo dire con Kierkegaard, quindi va via. Ecco che vediamo Mr. Nobody che di fronte alle tre bambine che insomma sono innamorate di lui, le saluta, e poi il regista ci fa vedere come si è sposato con ciascuna di esse. Quindi ci fa vedere come l'esistenza possa prendere alternative possibili. Quindi la possibilità per Kierkegaard è un modo d'essere dell'esistenza. La possibilità è un che non, e ciò che accade poteva non accadere, e ciò che è necessario e poteva non essere necessario. Questa è la possibilità. L'esistenza umana è ciò che accade e poteva non accadere. L'esistenza umana è ciò che è necessario e poteva non essere necessario. L'esistenza umana è un insieme infinito di possibilità. L'uomo, certo, è libero, la libertà è un concetto un po' importantissimo ancora affrontato da Søren Kierkegaard in questo straordinario testo del 1843 che si chiama Out, e significa proprio per dirci che cosa? Che la nostra esistenza non è un et, la mia esistenza è questa e questa, no, la nostra esistenza è o questa o quest'altra, ecco perché out, cioè le alternative si escludono a vicenda, e questo è il paradosso dell'esistenza, è questo l'absurdum dell'esistenza, è questa contraddizione che è strutturale dell'esistenza umana a renderci incompleti per tutta la vita. Quindi la libertà è tragica per Kierkegaard, la libertà è tragica, è un dramma, perché abbiamo infinite possibilità di scelte, perché posso contemplare più vite, Kierkegaard ci fa vedere anche qui la sua esistenza, no? Non ha scelto di sposare Regina Olsen, no? Vi ricordate nella sua vita? Ecco, posso contemplare più vite, ma se continuo a contemplare, ci dice Kierkegaard, se continuo a filosofeggiare su il tipo di vita
possibile, alla fine non scelgo tra la Nutella e la marmellata, non scelgo e mi paralizzo. Quindi la vita è paralizzante. Qui vediamo anche la morte di Kierkegaard, metafora della sua vita. Cade per un ictus, per una paralisi. A me fa impazzire questa cosa, perché cavolo, la morte diventa anche la spiegazione di quello che ci voleva dire Kierkegaard durante la sua vita. Pazzesco. La vita quindi per Kierkegaard è dolore e rinuncia continua. La vita è quindi paralisi. L'esistenza umana è paralizzante proprio perché nell'esistenza umana infinite sono le possibilità di esistenza. Ragazzi, questa cosa qua ci fa... Perché Kierkegaard è un autore molto amato dagli studenti, soprattutto di quinta superiore, perché è un autore che ci fa vedere proprio l'impossibilità dell'esistenza. Noi quando siamo al quinta superiore dobbiamo scegliere l'università, sta finendo un percorso scolastico, entriamo in angoscia, entriamo appunto in ansia, entriamo appunto in questo stadio esistenziale, che per Kierkegaard, attenzione, è ciò che non inganna. L'angoscia derivata dal fatto che ci sono infinite possibilità di scelte, è proprio ciò che rende umani, ci dice Kierkegaard, è proprio ciò che rende umani. Chi non prova angoscia o probabilmente sta vivendo illusoriamente la sua vita o ignorante, cioè nel senso che Kierkegaard quello che ci fa capire è che solo nei momenti di angoscia profonda, di solitudine profonda, di senso di un'esistenza assurda, l'uomo trova la propria umanità. L'uomo è uomo. L'angoscia è ciò che non inganna. E questa è una critica fortissima anche al periodo culturale che Kierkegaard sta vivendo, e cioè il positivismo. Siamo in un momento in cui c'è grande ottimismo. Siamo in un momento in cui c'è grande, positività, ottimismo, perché la scienza ci dà delle certezze. La scienza ci sta facendo evolvere. La scienza ci sta facendo progredire. Kierkegaard vede già prima di tutti che questa è una grande illusione, che questa alla Schopenhauer è una grande rappresentazione, è un'apparenza, è una manifestazione illusoria, perché il mondo è la mia rappresentazione. E allora perché vi volevo portare Kierkegaard? Perché Kierkegaard ci spiega perché non rimaniamo angosciati quando dobbiamo scegliere un'università, ci spiega perché rimaniamo angosciati quando dobbiamo scegliere tra due lavori, visto che abbiamo fatto due colloqui di lavoro, e scelgo questo lavoro che mi paga di più ed è lontano da casa, o scelgo questo lavoro che mi paga di meno di vicino a casa, scelgo questo partner che mi fa ridere, che mi fa star bene, però non tollero come sbuccia un'arancia, o scelgo questo partner che non è particolarmente ironica, non è particolarmente comica, non è particolarmente interessante, non mi fa ridere, però quando sbuccia quell'arancia mi fa venire su un erotismo e una libido che vorrei sposarla, proprio in quel momento vorrei chiederle di sposarla. Ecco, vedete le possibilità infinite dell'esistenza, possiamo applicarle a qualsiasi azione, a qualsiasi esperienza, a qualsiasi episodio della nostra vita. E ancora mi viene in mente, non lo so, Conte, no? Conte che deve decidere se fare un lockdown per salvare la salute pubblica e quindi chiudere le fabbriche, che però, come dire, conseguirà a un abbassamento del PIL e quindi a una difficilissima ripartenza economica che probabilmente genererà più morti del Covid. O mi viene in mente la scelta che deve fare Barack Obama quando deve dare l'ok al Pentagono per distruggere 356 obiettivi terroristici, sapendo che c'è un'alta probabilità che rimangano coinvolti anche dei civili. È un dramma la scelta, è un dramma scegliere, non è una cosa figa scegliere, non è una cosa bella scegliere. No, quelli che dicono la libertà, che bella la libertà, finalmente abbiamo... La libertà è un dramma, dice Kierkegaard, la libertà è paralizzante, dice Kierkegaard, la libertà è drammatica, dice Kierkegaard, e questo ci dovrebbe far pensare tantissimo, perché la libertà, noi, le nostre democrazie liberali, che fanno della libertà concetto principe, devono interrogarsi anche su che cos'è la libertà. Qualcuno, mi viene in mente Carmelo Bene, diceva la libertà è un deserto, la libertà è un deserto, se abbiamo
avremo la libertà, non sappiamo che fare, è un deserto. Eric Fromm, quando parlava di fuga della libertà, parlava proprio di questo, cioè ci diceva che gli esseri umani in realtà fuggono dalla libertà, gli esseri umani in realtà non scelgono, agli esseri umani fa paura la libertà, perché la libertà paralizza, ok? Ecco quindi il concetto di libertà. Per spiegarlo meglio ancora questo concetto, vi offro un secondo video tratto dalla serie anime Neo Genesis Evangelion, che è straordinario, ragazzi. Noi dobbiamo vedere tutte le puntate di Neo Genesis Evangelion, anime che andava in onda nel 1995 su MTV. Il protagonista di questo di questa serie TV è Hidaki Anno. La storia di questa serie TV che cos'è? È ambientata nella futuristica città di Neo Tokyo 3, a distanza di 15 anni da una catastrofe planetaria. Catastrofe planetaria conosciuta come Second Impact. Quindi siamo in un ambiente in un luogo post-apocalittico, è un classico genere della fantascienza che potremmo chiamare distopia, no? Un second impact, quindi il pianeta ha vissuto un impatto catastrofico in tutto il pianeta, molto molto attuale, no? Parliamo oggi di crisi ambientale, di crisi ecologica, di catastrofe ecologica. E tutta la serie TV, tutta la serie anime si incentra sulla vita di questo protagonista che è Shinji Ikari, che è un ragazzo che viene reclutato insieme a tanti altri ragazzi e ragazze, soprannominati i Children, dall'agenzia spaziale NERV, agenzia spaziale che recluta questi ragazzini per pilotare una macchina, una meccia gigante, quindi un robot praticamente, per che vengono chiamati EVA, questi robot giganti, che servono per combattere misteriosi mostri che vengono chiamati appunto angeli, che sono un pericolo per la Terra. In alcune di queste scene del film noi vediamo tantissimo il pensiero filosofico di Schopenhauer e il pensiero filosofico di Soren Kierkegaard, in particolare in una scena, Fuga dalla pioggia, si parla del cosiddetto dilemma del porcospino che vi ho già raccontato nella prima lezione, nella lezione di Schopenhauer. In questa scena invece noi vediamo che cosa intende la libertà, che cos'è la libertà per Shinji Ikari, che appunto viene scritturata e sceneggiata da Hideaki Anno, che ha letto e studiato molto bene Soren Kierkegaard. Lo vediamo perché questa scena sintetizza l'angoscia di vivere di cui parla Kierkegaard, cioè un'angoscia legata al fatto che la nostra esistenza è infinite possibilità e che quindi scegliere è sempre una rinuncia dolorosa. Guardate. Che cos'è questo? Un mondo dove non c'è niente. Un mondo dove non c'è nessuno. Il mondo della libertà. Libertà. Il mondo della libertà che non viene limitato da alcuno. Questa è la libertà. Esatto. Il mondo della libertà. Per contro non vi è nulla. Finché io non penso. Esatto. Finché tu non pensi. Non può essere. Io non so cosa devo fare. Provi ansia, vero? Non hai immagini di te stesso, vero? È tutto troppo vago. È un mondo dove non si può afferrare nulla. È un mondo di cui puoi fare tutto ciò che vuoi. Eppure tu provi ansia, vero? Non capisci che cosa devi fare, vero? Che cosa devo fare? Ti darò una non libertà. Guarda, con questo sono nati il sopra e il sotto. Però con questo è sparita una libertà. Ora sei costretto a stare in piedi sul sotto. Però questo ti tranquillizza. Perché il tuo stesso animo ha ottenuto un po' di semplificazione. E così puoi camminare. Tale è una tua volontà. La mia volontà sarebbe questa. Il mondo che ti circonda è il mondo in cui esistono il sopra e il sotto. Ma in questo tu puoi camminare liberamente. E se lo volessi, potresti anche cambiare la posizione del mondo. Quindi anche la posizione del mondo non resta sempre la stessa. È qualcosa che muta nello scorrere del tempo. E anche tu stesso puoi cambiare.
straordinaria, straordinaria questa scena, perché completa anche l'altra scena che abbiamo visto in Mister Nobody, no? Perché Mister Nobody ci dice come nasce il tempo, eh? Ci dice come nasce il tempo, e cioè il tempo nasce con il Big Bang. Prima del Big Bang non c'era il tempo. Ci siamo? Quindi, se è giusta la teoria dell'universo che si espande, il nostro spazio, che è larghezza, lunghezza e profondità, ha una quarta dimensione, che è quella del tempo. E il tempo, lo abbiamo visto con Einstein, nell'universo è relativo, è qualcosa di relativo. Ma il tempo, ripeto, e questo riprende anche Sant'Agostino, ragazzi, quando diceva che il tempo è dispiegamento dell'anima. Il tempo inizia quando è stato creato il mondo da Dio, dice Agostino. Il tempo è passato, presente, futuro, contratto, ok? Il tempo è dentro di noi, nasce con noi, che conosciamo l'universo e spieghiamo l'universo attraverso la teoria del Big Bang. Il tempo in realtà non esiste, ci dice Mr. Nobody. E infatti Mr. Nobody, che interpreta lì un giornalista che racconta appunto la questione del tempo, no? Quindi ci fa una spiegazione filosofica anche del tempo, ci fa vedere Mr. Nobody che vive diversi tempi, diverse quindi esistenze. Neo Genesis Evangelion invece ci fa vedere il concetto di libertà e ci fa vedere come nasce lo spazio. Nel momento in cui ho dato, dice la voce in voice over, una non libertà, cioè dice tu, caro Shinji, vivi nel mondo della libertà, ma la libertà è un deserto, è un foglio bianco, lo avete visto, è un foglio bianco, non vi è nulla, la libertà è un nulla, e quindi provi ansia di fronte a questa libertà che è infinite possibilità di scelte. Che è successo? Che qualcuno a un certo punto ha tracciato una linea, la non libertà, cioè c'è un sopra e un sotto, e quindi ti ha dato la libertà di camminare sul sotto, ti ha dato quindi la possibilità, la volontà di camminare in uno spazio che è quello appunto della geometria euclidea in epoca antica, oggi della geometria neoneuclidea. Quindi in questa libertà che è un deserto, a un certo punto qualcuno ti ha dato, Shinji, la non libertà, cioè il poter camminare. Io traccio una linea e quindi creo uno spazio bidimensionale. Ci siamo? E quindi che cosa succede? Questa non libertà che ti hanno dato è consolatoria, perché lo spazio e il tempo, ecco ancora Kant, sono forme a priori del sensibile, cioè sono forme con cui noi costruiamo le conoscenze, sono forme con cui noi costruiamo le rappresentazioni, con cui le ordiniamo queste rappresentazioni, e ci permettono quindi di pensare. Non vi è nulla finché non pensi, dice la voce in voice over. E quindi il testo di la scena che abbiamo visto di Neo Genesis Evangelion ci fa vedere quando nasce lo spazio. Quindi Mr. Nobody ci fa vedere come nasce il tempo, Neo Genesis Evangelion ci fa vedere come nasce lo spazio attraverso la libertà, cioè l'atto di camminare nel sotto, l'atto della non libertà. Ecco quindi che la libertà è qualcosa di cui ci fa paura. Noi ci nutriamo di non libertà. Collegamento con Eric Fromm. Noi fuggiamo dalla libertà e quindi ci nutriamo di tutto ciò che non è libertà, cioè di illusioni, cioè di rappresentazioni. In realtà lo spazio può essere visto da diverse prospettive, da diversi punti di vista. Dipende sempre dalla mia posizione, dice la voce, nel mondo. Dipende sempre dalla mia posizione nel mondo. Questo è Einstein, ragazzi, Neo Genesis Evangelion, è Einstein, che ci fa vedere che il tempo e lo spazio sono relativi. Ma come? Tutto questo si intreccia nel discorso che stiamo vedendo con Søren Kierkegaard rispetto all'angoscia. E ve l'ho già detto, la libertà provoca angoscia, perché l'esistenza è infinite possibilità. Questo il nostro caro Søren Kierkegaard ce lo racconta molto bene in quel testo che si chiama Timore e Tremore, 1948-49, e la cosiddetta malattia mortale, 1849. L'angoscia per Søren Kierkegaard è quindi la possibilità della libertà. L'angoscia per Søren Kierkegaard è la posizione che l'uomo ha rispetto al mondo, cioè il mondo come rappresentazione, direbbe Schopenhauer. E questa posizione crea angoscia. Perché? Perché l'esistenza umana è infinita possibilità, e quindi scegliere è sempre drammatico, è
l'esistenza, l'angoscia è quel sentimento, diciamo così, fatemi passare questo termine, ma non è esatto, l'angoscia non è sentimento come la paura o l'ansia, ma l'angoscia è sempre senza oggetto, diranno gli psicanalisti, poi Freud ce lo dirà. L'angoscia Freud ci dirà, è proprio il punto in cui inizia la rimozione. Tutto ciò che noi rimuoviamo di spiacevole, di indesiderato, del nostro tutto quello che noi appunto rimuoviamo di spiacevole, di indesiderato, è tutto ciò che ci provoca angoscia. Ma io ho il pene o la vagina? Ma a me piacciono gli uomini o le donne? Ecco, tutto questo lo rimuoviamo e creiamo l'inconscio, direbbe Freud. Ecco, l'angoscia è il motore della rimozione. Meccanismo psichico che è fondante la costruzione della mente umana, ma questo poi lo vedremo con Freud. L'angoscia quindi è ciò che non inganna, l'angoscia quindi è la possibilità della libertà, l'angoscia è impossibilità del possibile, l'angoscia è l'infinito del possibile che rende possibile l'impossibile. Ecco il paradosso. L'angoscia è appunto dettata dal fatto che l'esistenza umana è impossibilità del possibile, che l'esistenza umana, con le sue possibilità infinite, rendono perciò possibile l'impossibile. Per cui l'angoscia è paralizzante, lo abbiamo visto in Mr. Nobody, è una insondabile decisione dell'essere. La decisione dell'essere non si può misurare con gli strumenti della scienza. Cioè, le scelte che facciamo sono insondabili, cioè sono non misurabili. Chissà quali conseguenze avrà questa scelta, ma io non lo posso sapere anticipatamente, non lo posso prevedere anticipatamente come vorrebbe la scienza, no? La scienza che viene spesso confusa con la verità. La scienza e la verità sono due cose completamente diverse in filosofia, e questo è il grande errore che si sta facendo. Quindi la libertà, quindi l'angoscia, è appunto la possibilità della libertà, e quindi l'angoscia coincide, è quel sentimento che coincide con il futuro che verrà, perché il futuro che verrà è dettato dal fatto che la nostra esistenza è allo stesso tempo potenziale, ci sono infinite possibilità di scelta, e possibilità, cioè tra queste infinite possibilità di scelta ne scelgo una moglie, un lavoro, una casa, una famiglia, un'università, ok? E quindi l'angoscia, proprio perché è paralizzante, è qualcosa che ci inquieta, è qualcosa che ci dà timore e tremore. L'angoscia è quindi ciò che non inganna, ragazzi. Importantissimo, è ciò che, che ci permette di svelare le illusioni, come abbiamo visto nel cartone animato con Shinji, è ciò che ci permette di distruggere le finitezze umane, dice Soren Kierkegaard. L'angoscia è ciò che ci rende la nostra esistenza autentica. Questo ce lo dirà ancora Martin Heidegger quando parlerà in Essere e Tempo, straordinaria opera filosofica dell'esistenzialismo tedesco, ci dirà che il vero progetto, che l'uomo è un oggetto gettato, l'uomo è Dasein, cioè l'uomo è gettato nel mondo in maniera casuale, e in questo mondo deve cercare di vivere una vita autentica, cioè allontanarsi dalla vita mondana fatta di finitudini e grettezze e pensare che quel momento può essere l'ultimo della sua vita. Solo quando prenderà consapevolezza di questo, che la morte è sempre possibile, è l'unica certezza possibile, ok? Incomincerà a vivere, dice Heidegger, una esistenza autentica. Quindi l'angoscia è l'essenza pura dell'uomo, è ciò che non inganna, è ciò che rende l'esistenza autentica, è ciò che non ha oggetto, è quel sentimento che Gesù Cristo ha provato in croce quando dice: Padre, perché mi hai abbandonato? È l'unica cosa che rende umano l'uomo. E questa è l'angoscia. L'altro concetto che viene molto raccontato, che viene ben precisato nella disperazione umana, è nella malattia mortale, opera di Soren Kierkegaard del 1849, è la disperazione. La disperazione, che è legata all'angoscia, non è tanto riferita alla posizione che l'uomo ha verso il mondo, cioè quindi verso le cose, verso gli altri uomini, verso le altre donne, ma è un sentimento individuale, singolare, cioè la posizione che l'uomo ha su se stesso. La disperazione è riferita all'uomo rispetto
all'uomo. La disperazione è quindi la vera malattia, è la malattia dell'uomo. Noi siamo malati, dice Kierkegaard, ma non malati nel senso psicopatologico, cioè le classiche categorie della psichiatria che vengono usate oggi, no? La schizofrenia, essere bipolari, la diagnosi di bipolare, le diagnosi di disforia di genere. No, la malattia esistenziale è strutturale all'uomo. Noi siamo malati. Cioè, perché? Perché viviamo un'esistenza drammatica legata al fatto che sono infinite le possibilità, non sappiamo mai scegliere, non sappiamo qual è la scelta giusta, anche quando la scegliamo. Perché quindi la disperazione è qualcosa che riguarda la scelta che ciascuno fa, individualmente, singolarmente. È una scelta pesante questa che causa disperazione. Quindi la disperazione è una struttura, è la struttura che condiziona la nostra vita. È la malattia mortale, cioè la disperazione, è ciò che struttura e condiziona tutta la nostra vita. La disperazione quindi nasce da una mancata necessità, cioè a volte le cose accadono non necessariamente perché scegliamo, noi scegliamo e ci accorgiamo che accadono delle cose che non erano previste prima che noi sceglievamo, ed è dettata da una mancata libertà, ed è dettato da una mancata libertà perché le cose accadono necessariamente e a volte non possiamo scegliere, le cose accadono anche se noi non scegliamo. Questo è il paradosso in cui siamo inclusi. Questo è l'out-out, cioè in un caso o nell'altro, mancata necessità, mancata libertà, non se ne esce. Quindi sono disperato. Perché le cose accadono non necessariamente e sono disperato perché le cose accadono necessariamente, che io scelga o non scelga. Questa è la disperazione di cui parla Kierkegaard, questa è la disperazione che vediamo in Mr. Nobody e in Neogenesis Evangelion con la figura di Shenji, questa è appunto la struttura della nostra esistenza. Cosa dirà Kierkegaard? Che l'antidoto, diciamo così, per tollerare questa disperazione, per includerla, cioè averci a che fare con questa disperazione nel momento in cui ci domina, con cui ci si confronta, è la fede. Ma come abbiamo visto, anche la fede stessa è paradossale. Dio è un aiuto che non aiuta, no? Gesù, perché Padre mi hai abbandonato? Quindi Dio non è una comodità, come vorrebbe, non so, la divulgazione, la dottrina cristiana bigotta, poi non è tutto così, chiaramente la Chiesa, ma c'è questa idea, no? Del Dio che ci salva, del Dio che se ci comportiamo bene ci farà andare nel paradiso. No, intanto, cosa importante per Kierkegaard è il rapporto di solitudine che ciascuno di noi ha con Dio. Io con Dio non ho la certezza del senso, ma spero che ci sia un senso. Ecco la speranza, che è contraria alla disperazione, ma speranza e disperazione sono due facce della stessa medaglia. La speranza, attenzione, perché anche questo termine viene usato in maniera veramente abusata, soprattutto in questo tempo come il nostro, che è un tempo che ci inquieta, che è un tempo che ci fa paura, che è un tempo dominato da spacciatori di paura, da spacciatori di angosce e di ansie, ci deve far riflettere. La speranza spesso è una trappola, ragazzi. La speranza, diceva Monicelli, è una trappola. La speranza, diceva Jacques Lacan, è quella parola che usavano i miei amici, ogni volta che la usa, tutti i miei amici, Lacan diceva, che parlavano di speranza, si sono suicidati. Certo, è inquieta questa cosa, però ci fa pensare, cioè tutti coloro che parlano di speranza, di che cosa stanno parlando? Stanno parlando in realtà di disperazione. La speranza e la disperazione quindi sono due facce della stessa medaglia. Anche quando io faccio un atto di fede, anche quando io ho un rapporto con Dio che, come dire, mi dà una certezza del senso, ma non è certa questa cosa. Cioè Dio appunto è colui che mi può dare un aiuto, ma allo stesso tempo non mi aiuta. Dio è qualcosa di assurdo. Dio è qualcosa di paradossale. Proprio perché Dio non esiste, ci credo, dirà Tertulliano. Proprio perché Dio è assurdo, ci credo, dirà Tertulliano, no? E allora, in questo paradosso del rapporto con Dio,
in questo paradosso dell'esistenza umana che è disperazione e angoscia, si è concentrato il grande Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, che dobbiamo, a cui dobbiamo essergli grati per averci anticipato quella che sarà poi la filosofia del Novecento, ma soprattutto quella che è la nostra esistenza. Ciao ragazzi e buon lavoro!